Ciao amici di YouTube, mi sentite con la voce un pochettino ancora non proprio squillante come la mia, ma insomma dopo una settimana di malesseri ci stiamo riprendendo piano piano, insomma lo sciroppo ha fatto anche il suo effetto, ma siamo insieme per darci appuntamento per martedì. Questa volta ci sarò, visto che sono abbastanza guarita. In realtà mi state vedendo alle prese con la cena e con una cucina tutta sotto sopra, perché oggi insomma ho avuto la mamma e lo zio a pranzo e come sempre quando ci sono gli ospiti si cucina all'inverosimile, si avanza ancora della roba e poi si ha la cucina che sembra esplosa nonostante si siano già fatte due lavastoviglie con piatti, bicchieri e tutto quello che mi è servito per cucinare. Vabbè, diciamo che almeno ho degli avanzi per la cena. Ma come sempre manca la verdura, e la verdura come la frutta è importante, e così questa sera ho deciso di cucinare finocchi. Finocchi che metto a cuocere, però vi faccio vedere, dai, sono curiosa, vi faccio vedere che oggi avevo preparato anche delle carote, c'era delle scaloppine al limone, c'era dei tagliarini col sugo e ancora c'era la peperonata. Questa sera invece vado di cappelletti in brodo, così almeno sono sul leggero. Vabbè, ma detto questo, insomma, mentre devo finire di preparare questo, ho anche da decidere dove andare la prossima settimana per il weekend, per il ponte del 1° novembre, nel mio viaggio nella Foresta Nera. Ebbene, sì, si ritorna nella Foresta Nera. Come sempre, all'ultimo devo decidere, trovare un posto dove andare a dormire e sono qui che dico, sì, però non posso andare sempre nei soliti posti. E allora mi sono messa qui, insomma, alla ricerca di qualche casettina anche carina dove poter andare, insomma, questa più o meno è la zona tra Friburgo, Titise, Orberg, giù di lì. Stavo guardando un po' di case, però mi sono ripromessa anche di non fare sempre i soliti posti, sempre i soliti luoghi, però è anche vero che Friburgo ci voglio andare. Titise ci voglio andare, a Wolfach per il negozio di palline di Natale ci voglio andare, i giorni sono 4, cioè alla fine non è che ho molto da visitare diversamente, però mi impegno, questa volta almeno uno o due paesi diversi li voglio fare e quindi anche le case le sto cercando in posti un po' diversi, non lo so, insomma se voi avete così delle informazioni in più da darmi, qualche posto da andare a visitare in quella zona, vi ricordo Foresta Nera, zona degli orologi a cucù, beh magari me lo scrivete martedì, insomma nella nostra diretta di martedì mattina alle 9:30, magari ci parliamo di questo viaggio e dei prossimi ponti che andremo ad affrontare, come il prossimo sarà l'8 dicembre, magari l'8 dicembre vado un po' più su, un po' più a nord a cercare ancora un po' più di neve, non lo so, comunque va bene, insomma mentre sono qui devo finire di cucinare, quindi non mi resta che augurarvi una buona serata con uno degli stuzzichini che aveva preparato mia figlia. Quindi con un bicchiere di vino bianco, un prosecco, vi do appuntamento a martedì mattina alle 9:30. Lo so, non si parla con la bocca piena, però è così, c'ho fame. Vado, ciao, vi aspetto, è 9:30, martedì parliamo di Foresta Nera, ma parliamo di viaggi che facciamo nei ponti, il prossimo ponte è quello del 1° novembre. Ciao!